L'autore del primo punto per gli ospiti, che serve il suo float, ci arriva già Schimali, allora Zingel tenta lo slash, ma Paolo Porro gli dice di no. Non aveva fatto domenica nel primo set, infatti era partita anche male, ci sta invece la partita molto bene. Domenica è qui, si riconferma con un grande ace al primo. Parte Porro fortissimo, Cavaccini riesce a arrivarci poi Baranovic, la palla per Derlec e subito un cambio palla importante. Non riesce a venirne fuori. Parte Cicava, prova a servire forte, mette in difficoltà Marche, però riesce a servire la palla proprio nelle mani di Baranovic, ma poi arriva il muro di Scine Niente. Vediamo anche come serve Patrick, prova a forzare Cavaccini, grande ricezione con una mano Baranovic che torna da Derlec, che fin qui è sentenza, 8-12. Sano che non si è entrato Lanza. Serve ancora Maiocchi, forte, Mar la contiene, ma Baranovic è sempre staccato da rete, riesce ancora a servire Mar, Patrici mette le mani ma non riesce a contenere la 28 pari, Aida Zingel a servizio, Pesaresi la contiene, poi Porro a cercare Scineniez, Zingel, ci arriva Baranovic, Porro in copertura. Ha fatto invasione comunque. Nonostante tutto prova a chiamare il Challenge Milano ma non viene effettuato e quindi Mar chiude il punto. Con Cisterna che si porta a casa, che deve seguire il suggerimento di Soli, esatto, gli ha detto di attaccare in zona 1, probabilmente la palla set con Thomas Jaski, parte nativo dell'Illinois, prova a forzare e trova in campo secondo l'arbitro, ma assolutamente Matteo Piano ha fatto gran parte di questo lavoro e qui Baranovic tiene una palla difficile e per forte. Vediamo, lui ha una bella frustata qui, prova a darla, ma Cavaccini davvero è solidissimo in ricezione, poi questa volta Schwark riesce a 12-12 a servizio Schwark che va fortissimo, Jaski però lo contiene, poi Porro per la corrente, Patri, palla sulle mani del muro, punto Allianz che torna a parte il numero 8 dell'Allianz, forte, mette in difficoltà Raffaelli, allora Schwark prova a palleggiare per Lanza che attacca la palla che incredibilmente danza sul nastro. 20-21, Raffaelli a servizio, tagliato il nastro che quasi inganna Scineniez, poi la palla per Patri. Ma cosa fa? In questo inizio di stagione. Adesso invece è entrato in campo per questo spezzone di gara. Qui Scineniez cerca un giocatore solido, è un giocatore davvero importante per questa squadra e non solo. Adesso palla per Pippo Lanza, contiene in difesa Ishikawa molto bene. Poi Jaski col muro a 2, anzi a 3 che lo contiene. Baranovic a cercare proprio Schwark che attacca in diagonale. Questa volta Ishikawa va giù velocemente ma non riesce a tenere. Dovrebbe battere su Lanza che riceve di sicuro in palle, no, su Cavaccini. Vediamo Baranovic che sceglie di andare da Marche, non era pronto per la pepa, allora deve spingere questo palleggio. Poi un'altra palla piazzata dell'unico giocatore che in questo momento da a crearsi occasioni di break. Milano va a servire con Scineniez, Mar riceve, Baranovic, arriva Schwark su questo pallone, grande attacco ancora del numero 31 della Top Volley, 11-12. Bell'attacco. Cisterna con l'attacco a 2. Cavaccini, grande ricezione anche questa, poi la palla per Lanza, ecco, grande intelligenza di Pippo Lanza e purtroppo giustamente siamo anche preoccupati per le condizioni di questo giocatore. Intanto qui ci ha provato Wiltenburg, la palla viene tenuta su, poi Ishikawa cerca una palla piazzata, ci arriva Lanza in tuffo, poi Mar sul muro a 3, Porro la tiene viva, deve alzare Jaski per Patrick, attacca morbido e la palla cade nel campo di Cisterna. Tutta, cercherà di battere su Jaski che riceve, Porro a cercare Patrick che arriva su questa palla spinta, Cavaccini la tiene, poi Patrick forse non la scelta migliore perché Cisterna la tiene anche questa. Pesaresi, Porro a cercare la pipe di Jaski e questa volta chiude il punto lo statunitense. Adesso sono molto stretti al centro i giocatori di Cisterna. Arriva Patria, attacca ancora, muro di Mar, Stephen Mar, 23-24 la G. Adesso Scineniez, serve lui, su Lanza, Baranovic deve inginocchiarsi per servire Mar, poi Ishikawa non riesce a tenerla, ancora Stephen Mar sta provando. Eccolo qui, Jean Patry,
al servizio per l'Allianz. Va forte Patrick Cavaccini, non benissimo questa volta. Allora Dirlic deve alzare col bagger, palla lunga per Zingel. Milano si può riorganizzare con Jaschi che attacca forte, Marla tiene, Cavaccini in tuffo. Milano va un po' in confusione, vediamo come gestisce con Jaschi ancora Cavaccini, poi l'alza Baranovic, arriva Lanza, l'attacco Patri, buona difesa Ishikawa a cercare Jaschi, sbaglia Ishikawa questa alzata. Ishikawa in battuta. Va forte Ishikawa, Cavaccini la tiene alta ma in difficoltà Baranovic, lontanissimo. Deve cercare qualcosa Mar, ma il muro di Shinenies infine chiude e continua a spingere con Zingel. Jaschi riceve, Porro a cercare Patri, ancora una volta palla a Patri e questa volta è Pippo Lanza a dirgli di no. Giustamente arride alla top volley al momento Jaschi su Mar che riceve lungo, la palla torna nel campo di Milano, deve alzare Pesaresi per Patri che attacca in diagonale, la riceve, la difende in qualche modo Dirlic, poi palla per Milano che cerca di attaccare con Jokic, niente da fare, di nuovo una rigiocata, questa volta chiamata in causa Patri che attacca, cerca le mani del muro, non le trova, punto, cisterna, 11-15, Milano a distacco tra le due squadre mentre serve Baranovic. Ricevuto da Jaschi, chiamato in causa Jaschi, chiude la pipe lo statunitense. Questo serve. Ma sicuramente non sarà d'accordo Cisterna che proverà a spingere, Jokic riceve, Porro a cercare Shinenies, in qualche modo la tiene viva, la top volley, ancora Milano a provare a chiudere il punto, con ancora Barthelemy e Shinenies, chiamato in causa due volte. Adesso Wiltenburg, palla che spiove, Jokic non ci arriva, e allora ace di Wiltenburg che vale 16-22, adesso Cisterna si avvicina. Deve essere l'ultima spiaggia. Adesso va Patri, molto forte, Lanza in difficoltà, Porro cerca lo slash, la contiene Mar, chiamato anche in attacco Stephen Mar, murato però da Matteo Piano e si dispera che ha detto di tenere d'occhio Coach Soli. Adesso Jaschi serve forte, ci arriva incredibilmente anche questa volta il libero di Cisterna, poi Milano però può contrattaccare, proprio va da Jaschi e infatti lo aspettava lì Mar, l'aveva chiamato Coach Soli, ha detto serve ancora dirgli c'è. Sul più uno Cisterna, forte Dirlic, contiene Jaschi, poi Porro a cercare Shinenies che adesso sta andando alla grande. Non fare sempre lo stesso primo tempo. Marco riceve molto bene il servizio di Shinenies, allora tutto si libera per Lanza che va in pipe. Ishikawa è anche riuscito. Quattro pari, Jean Patrier in battuta. Va il francese, palla che spiove, Marla contiene bene, poi Baranovic a cercare Lanza che va con una palla un po' spinta e tutto regolo. Il servizio di Porro è morbido, Cavaccini ci arriva, poi Baranovic, arriva Lanza in qualche modo, Milano contiene, vediamo dove va Porro, va da Patri che attacca forte, Cavaccini non la tiene, 9-8 Lice. Forte Dirlic, ace di Petar Dirlic e come nel primo set è tornato a far parte Barthelemy Shinenies, il suo servizio contenuto bene da Lanza, Baranovic può scegliere Zingel, la palla che rimane lì, Zingel sbaglia e la va a tornare nel campo di Milano, Porro a cercare Jaschi, non fa punto Jaschi, bene, allora Rinaldi attacca, money out di Tommaso Rinaldi che porta Cisterna al match point. Rinaldi, Ishikawa la riceve, poi Porro a cercare ancora Jaschi, Rinaldi la difende, poi Cavaccini a cercare Lanza, contro il muro a tre, Pippo Lanza e anche uno come lui contro... deve servire. Va forte Jean Patrick, Cavaccini tiene anche questa, Baranovic per Lanza, Pippo Lanza, esplode la festa della top volley Cisterna che spugna l'Allianz Cloud di Milano. In una partita incredibile abbiamo visto ogni cosa possibile e immaginabile in un...